Ciao ragazzi, allora video trucco, seconda versione del trucco nero che ho fatto ormai l'anno scorso in estate. Non è che potevo esagerare ancora di più ed archettizzarlo, quindi l'ho intensificato. Ora vi farò vedere come ho fatto. Prima cosa vado ad appoggiare come base un correttore liquido. Perché come ho sempre detto, quando lavoro con trucchi con colori scuri, nero, blu, porpora, preferisco utilizzare qualcosa come base, qualcosa di liquido. Di solito utilizzavo il fondotinta, però ora non ho più un fondotinta liquido, come saprete, ma ho quello della Lush che non voglio dire che è quasi una mousse, però ci assomiglia molto, quindi appoggio questo correttore liquido. Ho fatto una discussione assurda perché ho usato il correttore. Ok, passatevela per buona. Poi sopra alla base spolvero un po' di cipria trasparente per aiutarmi dopo con la sfumatura. Perché utilizzando colori scuri forse è il caso di darci una manina. Poi prendo una matita nera e traccio una riga molto doppia all'attaccatura delle ciglia. Qui alla fine mi alzo un po' di più. La passo anche sotto. Questo passaggio negli altri trucchi non l'ho mai fatto perché avendo le lentine c'è un attimo di terrore. Però credo che in questo caso sono quasi obbligata per evitare che si veda il righino. Ora con il dito vado a sfumare nella piega dell'occhio. Non credo che riusciate ad ascoltare a sentire la canzone che sto ascoltando. Comunque oggi mi è venuta passione folle per i Korn, un gruppo new metal che andava forte fine anni 90. Io andai anche al concerto che fu organizzato dalla Coca-Cola, si vincevano i biglietti tramite Coca-Cola, tipo lattina. Tra me e mia sorella ne abbiamo vinti un botto. Vabbè, continuiamo a chiacchierare. Ombretto nero, applicatore e tampone nero sulla palpebra morbida. Ora credo invece che siano Marilyn Manson. È un misto che fece un amico di mia sorella, e ogni tanto. C'è un po' di new metal, non c'è niente di trascendentale, come dice Lolla, che adoro. Sono rimasta così male che le avevano rovinato il canale. Io la seguo molto. C'ero rimasta proprio male. Dopo aver tamponato sulla palpebra, tiro un attimo il prodotto verso la piega dell'occhio, in questo modo. Comunque vi stavo raccontando del concerto dei Korn. Io poi mi perdo nelle mie cose. Seguiamo un filo logico. Prima di continuare a chiacchierare, sfumo i contorni. Scusate. Del nero e anche un pochettino all'interno. Inizio così, tirando verso il sopracciglio. Comunque vi stavo raccontando del concerto dei Korn. L'anno prima mia sorella comprò il biglietto per andare al concerto, non ricordo quanto spese. All'epoca non era neanche maggiorenne e mia madre non le diede il permesso. Lei in lacrime, perché poi il fidanzato l'aveva comprato il biglietto anche se a lui non piaceva, comunque mia sorella in lacrime. Fece, ah, l'anno prossimo, fece, guarda, se l'anno prossimo ritornano, ti ci accompagno io. L'anno dopo Coca-Cola fece il concerto.
Sono stata obbligata ad accompagnarla, anche se piacevano anche a me. Bando al ciancio, continuiamo. Illuminante sotto l'arcata, un illuminante beige. Lo metto con questo tipo di pennello molto morbido, perché voglio sfumare anche il grigio ormai che si è fatto dalla sfumatura nera. Quindi prima appoggio così, poi sfumo, bisogna un altro po' di colore. Comunque, tra me e mia sorella, alla Coca-Cola abbiamo sganciato forse 14-16 biglietti, se ne vincevano due ogni volta che vincevi il biglietto. Io mi sono persa. Ah, ok. Matita nera sotto, all'interno e all'esterno. Tornando al concerto, venne anche mia cugina Yolanda, che è sempre stata molto brava con l'inglese e ha avuto sempre una caparbietà molto forte. È riuscita a conoscere parecchi VIP che a lei interessavano, di cui qualcuno non è famoso in Italia, ma in Germania. Fece tutto un bordello per conoscere questo canale tedesco. Comunque, vabbè. Si è spacciata per una giornalista, ha fatto di tutto, cioè, si era fatta passare il pad, un casino. Comunque, al concerto dei Korn, c'era pure il mio fidanzato, c'era il fidanzato di mia sorella, c'era mia cugina. Comunque, mia cugina e mia sorella si appostiarono letteralmente sotto al palco, hanno corrotto un bodyguard che alla fine le ha fatte entrare. Hanno conosciuto il chitarrista Monkey, se non sbaglio si chiama, e il cantante Jonathan, che andavano pazze tutte e due, probabilmente vanno ancora pazze. Illuminante, oggi chiacchiero, sono chiacchierizza. Illuminante bianco in polvere, potete usare un ombretto bianco, va bene lo stesso. Questo ha questo tipo di applicatorino. Chiudo l'occhio e lo vado ad appoggiare giusto qui all'angolo. Creando una macchia di colore bianco. Poi ne metto un altro po' qua sotto. Diciamo che qua nevica ormai. E quindi hanno conosciuto Jonathan e Monkey. Io ero rimasta parecchio tempo con loro. Poi mi sono spostata perché ho fatto, che cavolo, riescono a entrare e conoscere i cantanti. 3 secondi dopo erano dentro, le volevo picchiare. Ora con il dito, molto in modo casareccio, sfumo verso l'interno della palpebra. Poi sfumo anche sotto al sopracciglio e ho bisogno di un altro po' di color di pigmento bianco e lo vado a portare qui all'inizio dell'occhio. Qua era di meno, scusate che correggo. Ok, ora eyeliner nero. Io ho ancora questo delle Ofelia, vi devo fare la recensione, però non l'ho utilizzato troppo poco. Non me la sento di parlare. Comunque, vado a tracciare una linea. Che mi servirà soltanto per continuare a scurire l'attaccatura delle ciglia. Però visto che ci sono, mi dirò anche una linguetta, che non fa mai male. Di nuovo i corni. Ora metto il mascara.
anche sotto. Poi prende un altro po' di cipria. Io lo utilizzo il piumino che è nel contenitore, lo passo sotto l'occhio. Anche se non ho base, mi serve per evitare che mi coli tutto il trucco. La matita può capitare. Poi vado a sistemare le sopracciglia, le pettine, in poche parole. Sono finiti. Sulle labbra ho già appoggiato e colorato con una matita color carne che dopo devo andare a temperare. Ora prendo il matitone lip gloss dell'Essence, quello nero, che esce nella collezione Black and White. Mi sporco un attimo il dito e lo vado a tamponare qui all'inizio, centro verso l'alto. Anche sotto. Cerco di evitare di metterlo all'interno perché sennò faccio labbro che sta per cadere. Effetto labbro cade, labbra che stanno proprio per staccarsi, tipo mostro. E va bene così, alla fine ho scurito e dato una sensazione di nero alle labbra. Su, per evitare di uscire con le labbra di questo colore, metto un lucidalabbra, che anche questo sta per finire, color carne. Ok, sciolgo le trecce cavalli. Oggi sto un po' così, devo sistemare questa frangetta e poi posso scendere. Sono anche in anticipo, pensavo di aver fatto tardi, io sono una ritardataria incallita. Piccola nota di servizio, un po' di tempo fa mi fu richiesto di fare il video su come facevo la cipolla o comunque la banana con delle pettinesse particolari. Non mi ricordo il nome della ragazza che me l'ha chiesto, comunque non ho avuto ancora il tempo e devo cercare la posizione adatta perché ho bisogno comunque dello specchiavanti, ma voi dovreste vedere i capelli in movimento, quindi da dietro. Sto cercando dove sistemarmi, spero di accontentare il prima possibile questa richiesta, ma credo di sì. Credo che in bagno sia fattibile. Devo soltanto controllare un attimo la situazione. E se non sbaglio, la stessa ragazza mi aveva chiesto di far vedere la posizione trucco e altre cose sparse in camera. Anche quello in fase di elaborazione. Cioè, nel senso, in questo momento avrei bisogno di mettere prima un attimo in ordine. Ti giuro che appena metto in ordine ti faccio il video. Promessa, aspetta, com'era? È Boy Scout. Ok, vi mando un grossissimo bacio e ci sentiamo, ci vediamo nel prossimo video. Buona giornata, buon pomeriggio, buona serata, buonanotte, dipende quando vedrete il video. In gamba!